Di Maio ha fatto un attacco molto concreto rispetto alla democrazia interna del movimento e rispetto alla risoluzione del 21 giugno. Come gli risponde? Guardi, quando ho iniziato a fare politica estera, la prima cosa che mi è stata insegnata è che quando il nostro paese è all'estero, in questo caso nella persona del Premier, in un viaggio delicatissimo, peraltro auspicato dal Movimento 5 Stelle, perché oggi la visita a Kiev era fortemente auspicata dal Movimento 5 Stelle ed è importante, lo sottolineo, che sia andato con Macron e con Scholz, cioè l'Unione Europea oggi era a Kiev. Mi hanno insegnato che non si fanno polemiche di politica estera interna, perché questo rischia, come dire, in qualche modo di compromettere l'azione del nostro primo ministro. Quindi su questioni di politica estera non parlo sino a quando non termina la missione del Premier Draghi. Ovviamente dico soltanto, perché ho visto delle dichiarazioni altre che sono uscite, dire che la posizione del Movimento 5 Stelle è anti-atlantista, fuori dalla NATO, si mette in difficoltà il governo, significa dire stupidaggini, perché significa anche offendere quella che è la sensibilità di una intera comunità del Movimento 5 Stelle, che peraltro ha ribadito questa posizione in varie occasioni, e soprattutto basta leggere i comunicati, anche l'ultimo, del Consiglio nazionale, per ravvisare qual è la nostra posizione di politica estera, assolutamente mai messa in discussione la nostra collocazione atlantica, la nostra vocazione europeista, ed è tutta lì. Di Maio oggi mette in discussione totalmente la sua visione politica e di nuovo, dopo quanto è accaduto, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, anche le sue doti, diciamo, di leader. Secondo lei Di Maio sta pensando a uscire dal movimento per fondare un nuovo partito? Guardi, non mi faccia mettere nella testa altrui, perché questo ce lo dirà lui in queste ore. È chiaro che siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del movimento, che abbraccia le ragioni fondative, cioè quella della votazione sul doppio mandato, sul mantenimento del doppio mandato. Quindi chiaramente questo lo immaginavamo, era come dire, preventivabile. È un motivo di fibrillazione, perché riguarda anche le sorti personali di tantissime persone che col movimento si sono impegnate sin qui. Però, come ho sempre detto su questo, in modo molto trasparente, l'ho detto alla nostra comunità sin dall'inizio, l'ho detto ancora prima che, come dire, assumessi questa responsabilità. Questo è un nodo che affronteremo insieme alla comunità, ci sarà una consultazione offerta in rete e tutti gli iscritti si pronunceranno. Quindi inviterei tutti ad affrontare questo snodo con molta serenità, con molta tranquillità. Non c'è democrazia interna, però, dice Di Maio, non c'è un luogo dove confrontarsi. Guardi, questo, a parte il mio telefono non è mai squillato e non pensavo che addirittura adesso ci fossero problemi di politica, di linea di politica estera, perché sin qui abbiamo, ripeto, noi ci manteniamo a quella che è la posizione più volte ribadita nel Consiglio nazionale, deliberata all'unanimità, quindi francamente tutto questo mi sorprende. Per quanto riguarda se Di Maio era il comitato di garanzia, si è dimesso, adesso ne parla oggi, peraltro oggi, come sapete, l'ho annunciato, stanno partendo le autocandidature, addirittura singoli iscritti potranno far parte del Consiglio nazionale, che arriverà a 22 componenti con iscritti direttamente eletti dai rappresentanti dell'intero territorio nazionale. Diciamo che quando è stato leader Di Maio, io ho letto quello statuto, c'era un solo organo politico, il capo politico, e quindi voglio dire, che faccia lezioni adesso a questa comunità di democrazia interna un po' fa sorridere. Lei crede che Di Maio stia alzando la posta per avere una deroga, un allentamento della questione dei due mandati? Lei è disposto a concederla? Ascoltate, non mi chiedete del pensiero altrui, chiedetemi del pensiero mio. Per quanto riguarda la discussione interna, ci mancherebbe. Noi, l'ultimo Consiglio nazionale, e così sarà in tutte le occasioni, in tutte le sedi, io per strada, quando ho fatto adesso il giro elettorale, da nord a sud, non l'ho fatto soltanto concentrato in due posti soltanto, io ho messo la faccia dappertutto, quindi mi sono assunto la responsabilità, ho fatto già due conferenze stampa, l'indomani e il giorno dopo. Quindi io so come assumermi la responsabilità quando si ha una leadership politica. Detto questo, io credo che il Movimento 5 Stelle
non abbia mai così discusso al proprio interno, quindi le occasioni per parlare, Di Maio può chiedere anche audizioni, lo sentiremo se vuole venire a parlare al Consiglio nazionale, ci confronteremo in tutte le occasioni, però ripeto, diciamo, le questioni politiche va benissimo, è chiaro che vanno discusse e sicuramente tutte le posizioni, tutti devono potersi esprimere, ma questa è un'altra questione. Ma lei lo chiamerà?